Well, the contact between Palermo and Gothenburg started, I think, 1 week before the transfer was official. So that's when I heard about the interest. Il contatto tra il Göteborg, il mio club, e il Palermo è iniziato una settimana prima poi del mio reale interesse e del mio trasferimento qui al Palermo. Almeno questo io ho saputo, ecco, una settimana prima, che il Palermo era interessato al mio acquisto. E che cosa l'ha scritto? Why do you choose Palermo? Why do you choose Palermo? No, but Palermo has a strong name in Serie A. And I got the possibility to speak with the director. I asked many questions about the club, the city, how things work. And finally, after going through the stuff, my feeling said go for Palermo. Everything sounds perfect. So that's why I chose Palermo. Ho scelto Palermo perché il nome e la reputazione del Palermo anche nel mio paese è davvero molto importante, definita strong. E ho avuto subito un ottimo feeling col direttore sportivo, ho avuto subito una buonissima impressione, ho fatto delle domande in giro, tutto mi lasciava presagire che questa sarebbe stata un'ottima scelta per me. Tu sei di origine marocchina, guarda caso viene qua per sostituire, se dovesse essere ceduto, un altro giocatore marocchino, Lazzaro. Volevo capire se lo conosci come giocatore e che caratteristiche avete o in comune e diverse. Do you know Lazzaro? And if you are a player similar to Ashraf or different? Well, it's not that easy to answer that question because I have never seen Lazzaro play. So I don't know if we are the same type of players, so yeah. Non è molto semplice per me rispondere a questa domanda perché fino adesso non ho visto Lazzaro giocare, quindi non so definire se abbiamo delle caratteristiche simili o meno. But I have heard he's a good player. Io so che è comunque un buonissimo giocatore. Mario Gio. Sì, volevo chiederti nel tuo DNA, nelle tue caratteristiche, quella di scendere e fare gol. C'è anche quella di tirare le punizioni. You usually do the kickoff if you want. Like free kick? Mm-hmm. Sì, yes. And I think every player wants to take the free kicks and the set pieces. And yeah, that's part of the game. Sì, fa parte del gioco, ogni giocatore vuole battere le punizioni, io l'ho fatto, potrei farlo anche qua. Valerio forse vuole fare una domanda, Valerio Tripi, Repubblica. Sì, volevo chiedere, visto che Fabrizio aveva accennato, alla fine quali sono le tue caratteristiche, se sei più portato a offendere o più a difendere? Io type of player that you like, offensive player. Yes, I am a left back, but I want to come offensive all the time. Mm-hmm. But as much as it's important to defend, not only offensive, I like to defend as well, like up, down. So that's part of my style and I will always give 100%. Sì, tra le mie caratteristiche c'è quello di attaccare molto, come sapete sono un laterale di sinistra, mi piace tanto attaccare, però è fondamentale anche la fase difensiva. È un tipo di gioco, nelle mie caratteristiche c'è un tipo di gioco per un calciatore che deve spesso percorrere tutta la fascia, ecco, salirla e poi rientrare indietro e fare la fase difensiva. Fabrizio. Cosa ti aspetti dalla Serie A? Cosa sai della Serie A? Quale pensi sarà il tuo impatto sulla Serie A? What do you know about Serie A? And what do you think in Italian Zambia is in Serie A? No, Serie A is a very good league. I mean, it's many good clubs in Serie A, so it's absolutely a tough league. But for me, the best thing to do now is to build relation with the players on the field, so we speak the same language on the field, because we can only do this together to win games.
So che il campionato di Serie A è davvero una competizione molto interessante, una lega molto difficile con tante squadre molto forti, non sarà facile giocarci, però se con gli altri giocatori parleremo la stessa lingua nel campo da gioco e avremo delle buone relazioni e del buon feeling nel campo da gioco, e allora potremo dar fastidio a diverse squadre, potremo confrontarci meglio con loro. Sì, Mario, e poi Antonio La Rosa, Corriere. Con Ballardini nel 3-4-3 come ti sei trovato e se già hai segnato in allenamento? With coach Ballardini, what do you feel? And Ballardini use in this moment like a method of 3-4-5, and if you like, if you do in training a goal. Sì, sì, I like 3-4-3 because then the left wing back has more opportunities to go forward, and I like the coach because he wants to play football, he is smart. When we are outside on training, it's very professional, and he tells us always you have to be awake on training. So yeah, it's a very good start and good impression. Ho avuto un'ottima impressione del mister, davvero una buona partenza tra me e lui. Mi piace questo sistema di gioco, il 3-4-3, perché ha un laterale come me, mi permette di attaccare e di spingere, questo mi piace molto. È molto professionale mister Ballardini durante i suoi allenamenti e con le sue scelte, i modi di fare, quindi sono davvero molto contento. Antonio La Rosa, Corriere dello Sport. Saturday, do you see? The match against Marseille and other players. Do you like the match? Yeah, I saw the game and it was a good game. Palermo played good, very good structure, very good defensive, many good players technically, many smart players. So that was nice to see. And what was the last question? If another players with Palermo, do you like the match? Yeah, I mean the team played good together. I think they did the job like together, and yeah, I think every player did well, to be honest. Sì, ho visto la partita con l'Olympique Marsiglia, il Palermo ha giocato abbastanza bene, con grande attenzione, grande compattezza difensiva, squadra ben messa in campo, ho visto che molti miei compagni sono dei buonissimi giocatori, sono rimasto proprio colpito dalla compattezza di gioco della squadra e da come si è giocato abbastanza bene, ma è proprio l'allenatore che ricercava questo tipo di gioco, di padroneggiare la partita. And the goal was very nice, the goal. E il gol è stato davvero molto bello. Valerio? Sì, se c'è invece una cosa che non ti è piaciuta, una cosa che hai pensato su questo dobbiamo lavorare, una cosa che pensi che sia migliorata. What do you see in the match? No, I like 3-4-3. I think it fits the team very good, the type of players we have. Everything was like okay, this looks very nice, and yeah, after the game I had a feeling of I'm very happy to be here. No, ho avuto delle buonissime impressioni dalla partita. Questo 3-4-3 mi è sembrato molto adatto alle tipologie dei nostri giocatori presenti in rosa. Non c'è stato niente che ecco, non mi è piaciuto guardando la partita, e al termine della stessa ho avuto davvero delle ottime impressioni. Why do you choose 19? Well, because of I am born in 91, and if you turn the numbers, it's 19. Sono nato nel 91 e invertendo i due numeri dal 19 si trasforma al 91. Cettina per il tempo. Are you ready to play Friday against Baby? Absolutely, I am here in Palermo to play football, so to say I'm not ready, then I should not be here, so absolutely I'm ready. Assolutamente sì, sono pronto per giocare a pallone, sono venuto per farlo, se non lo fossi stato non sarei stato qui, quindi sono assolutamente pronto a giocare venerdì. Fabri? Io quello che devo chiedere è se questo passaggio in Serie A lo considera un momento cruciale della tua carriera oppure lo vive in maniera abbastanza bene. Transfer for Norwegian League to Serie A.
is an important step for your career? Absolutely, it's a very nice step for my career, and it's a very nice opportunity to play in Serie A for a good club, and everything here is more professional than Scandinavia, so it's a very good move for me, absolutely. Sì, assolutamente, è un trasferimento per me molto importante per la mia carriera, qui è tutto molto più professionale che in Scandinavia, lo considero davvero uno snodo cruciale per il miglioramento della mia carriera.